Siamo con il professor Maurizio Froli dell'Università di Pisa, che ha organizzato il convegno Le frontiere del vetro strutturale in Italia. Professore, quali sono le principali risultanze di questo convegno? Dunque, il convegno intanto ha presentato i risultati di un programma biennale di ricerche che io ho coordinato a livello nazionale attorno al tema molto particolare del vetro strutturale. Le risultanze riguardano essenzialmente risultati scientifici, ma anche dotati di notevoli ricadute pratiche, come testimoniano i due brevetti depositati e sviluppati all'interno del programma di ricerca. È emersa una necessità piuttosto forte di ingegnerizzare di più il settore, perché l'entrata recente in vigore della nuova normativa nazionale, cioè il decreto ministeriale del 14/1/2008, colloca il cosiddetto vetro strutturale tra le tecniche costruttive per le quali è necessario il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È vero che il vetro strutturale è un settore di nicchia, però c'è il rischio, piuttosto consistente, secondo me, che alcuni funzionari preposti ai controlli, o alcuni giudici addirittura, facciano comprendere nella categoria vetro strutturale anche, per esempio, le facciate continue. E ovviamente questo sarebbe foriero di gravi ripercussioni per tutta l'industria di settore. C'è bisogno quindi, secondo me, ed è emerso proprio in questo convegno, che si elabori al più presto una normativa nazionale adeguata allo scopo, in maniera tale da evitare che le industrie che producono facciate strutturali, facciate continue, ma anche pianerottole, gradini o parapetti, addirittura si debbano rivolgere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per poter commercializzare i loro prodotti. L'Accademia ha, secondo me, svolto il proprio dovere, sviluppando conoscenze e mettendole a disposizione della collettività. Purtroppo anche i lavori di redazione di una norma richiedono molto tempo, molta fatica, oltre che chiaramente conoscenze. La situazione attuale nella quale versa l'università non consente più di svolgere attività volontaristiche di questo tipo. Occorrerà che l'industria supplisca alle carenze di finanziamento del settore pubblico per venire incontro all'Accademia e all'università, insomma, e metterla in condizione, insieme chiaramente a esponenti dell'industria e di altre istituzioni competenti, di redigere finalmente una normativa nazionale utilizzabile in questo settore. Una cosa che colpisce è questa alleanza tra 5 facoltà italiane, che è raro, vero? No? Di solito gli accademici, ecco, sono sempre un po' in competizione tra di loro. Nel caso specifico ho avuto la fortuna, diciamo, di poter raggruppare e coordinare sedi universitarie nelle quali avevo degli amici, che quindi non erano affatto dei concorrenti, ma semmai dei colleghi e dei collaboratori. Questa per me è stata una grande fortuna. Abbiamo avuto anche la fortuna di essere finanziati nel 2005, vincendo la concorrenza di settori molto più forti come i cementisti, gli acciaieri, che sappiamo detengono da tanto tempo praticamente il monopolio dei finanziamenti di tecnica delle costruzioni. Ci dispiace molto che il programma non sia stato rifinanziato, e questo probabilmente anche dovuto alle ristrettezze economiche e finanziarie che tutti noi conosciamo e che stiamo attraversando in questo momento. Quindi in ogni caso, e tornando al discorso delle università, ci sono 5 università e naturalmente possiamo anche aggiungere stazione sperimentale del vetro, ai quali le industrie, i trasformatori, gli applicatori possono rivolgersi per fare ricerche, sperimentazioni, calcoli e collaudi su strutture vetrate. Senz'altro. Questo è vero, uno dei più grossi successi di questo programma di ricerca è aver costituito delle sedi di sicuro riferimento dove viene coltivato, costruito, sviluppato un know-how specifico che riguarda il vetro come materiale architettonico e chiaramente alle quali produttori, trasformatori, insomma tutte le industrie del settore possono rivolgersi, oltre che naturalmente al riferimento tradizionale della stazione sperimentale del vetro, per risolvere i loro problemi di calcolo, modellazione, sperimentazione che si stanno affacciando sull'orizzonte e che ovviamente richiedono competenze specifiche.